Buongiorno ragazze, buon venerdì e benvenute in questo nuovo video. Allora, io sono fuori dal centro estivo, ho appena lasciato mare, con un pochino in ritardo stamattina, ma mio figlio ha una mammite proprio acuta, cioè ha 7 anni e ancora una piccola cozzettina. E boh, non lo so, l'ho lasciato con una cosa al cuore, perché mi ha seguita fino al... qua c'è un prato grande, tutto recintato, mi ha seguita fino alla fine. Mamma, voglio stare con te. Non si trova male al centro estivo perché poi si diverte, mi racconta quello che fa. Ci sono anche tanti dei suoi amici di scuola. Poi dice, ma io voglio stare proprio con te. Ma io capisco, però ragazze, voi capite che... cioè, che fa con me? Sì, una volta a settimana andiamo in piscina. Purtroppo non ho la possibilità di andare in piscina tutti i giorni. E poi, sinceramente, tutti i giorni in piscina io ce la faccio. E non so, veramente mi si stringe il cuore. Vabbè, vado verso casa e poi parliamo. Eccomi. In realtà devo uscire di nuovo subito perché devo andare in posta a pagare la spazzatura, la prima rata. Ahia, perché io la pago rateizzata la spazzatura, non pago la soluzione unica, mi trovo bene così. L'unica cosa è che mi devo poi ricordare tutte le volte. Però, dai, ce la posso fare perché subito tutti insieme pesano un pochino di più, invece così sembrano pesare di meno. E poi devo pagare, ragazze mie, le tasse di quest'anno, la prima appunto rata che scade il 31 luglio, poi la seconda rata mi scade a 2 dicembre. È una bella stangata, tutti gli anni, mamma mia, però vabbè, si sa, io lo so, è così. E niente. Avete visto? Ma io, Marek, ancora lì era, che mi salutava con la mano. Che poi mi fa venire a casa con un magone che mi dico, ma poi mi sento in colpa di averlo lasciato lì, anche se io lo faccio per lui ed è lui che ci è voluto andare. Attenzione, non è che io l'ho obbligato, ho detto no, tu devi andare al centro estivo. Certo, io lo spingo per andare al centro estivo, ma non perché non lo voglio a casa, ma perché lui a casa che fa? Non ha fratelli, non ha sorelle, non ha cugini qui vicino, i suoi amici non ci sono, Loris è partito, Edo non riusciamo a vederlo praticamente mai. Che facciamo a casa? Cioè, che mi invento? Io non so più che inventarmi. Poi ragazzi, quando era piccolo era più semplice per me, vi dico la verità, intrattenerlo. Anche se lui è sempre stato un bambino che si scoccia subito, cioè un gioco lo fa mezz'ora, massimo un'ora, poi basta, lui si scoccia. Ma comunque per me era più facile perché mi inventavo un sacco di giochini. Se guardavate i miei video vecchi, lo sapete, se mi seguivate anche prima, sapete, no? Mi inventavo appunto i giochini, mo, con la sabbia finta, mo, facevamo i lavoretti, oppure una cosa che facevamo spesso erano i giochini con la pasta da infilare all'interno degli stuzzicadenti lunghi e fare la torre, colorare la pasta e poi dividerla e magari per colori. Facevamo davvero un sacco di cose. Adesso è più grande, ovviamente ha altri interessi. Tra poco fa 8 anni, Marek, a fine novembre, quindi tra 4 mesi. E capite che trattenere un bambino di 8 anni rispetto ad intrattenere un bambino di 3-4 anni a me risulta più complicato. Magari sono io così, nel senso non sono in grado. Ma che gli faccio fare? Tutto quello che gli propongo è no, no, no. No, cioè sembra un po' una fase preadolescenziale, che un po' mi preoccupa, visto che manca ancora un bel po' l'adolescenza, no? Almeno 4-5 anni. E sotto, no, non c'è bagna, no, 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 quello no, facciamo un'altra cosa. La sua passione sono ovviamente, vabbè, le cose volanti, gli piacciono tantissimo, infatti gli ho preso su Amazon queste palline che vi ho fatto vedere più volte che volano e ci perde le ore intere, va giù. Fa volare, poi finisce sull'albero, poi casino. Comunque, perché in casa spaccano tutto con le palline. Inizio estate giocava tantissimo giù con la bicicletta, la macchinina. Lui ha anche ancora lo scivolo vecchio, quindi lo tirava fuori. Non c'è neanche più Lucrezia perché è andata via. Sapete, quella amichetta con cui giocava sempre d'estate. E qui i bambini che ci sono tutti grandi e lui non si trova.
E poi comunque sono tutti grandi e non escono praticamente mai. E quindi lui è sempre qui da solo, fuori sto cortile che si scoccia. Io sì, gli faccio compagnia, ma siamo sempre lì, siamo sempre io e lui, lui e io. Per cui non so davvero cosa fargli fare. E allora, comunque, abbiamo deciso di farlo andare al centro estivo che fanno un sacco di attività. Tantissime. Inoltre, conosco tutti, poi c'è la mamma di un bimbo che viene a scuola che va a scuola con Marek, che gestisce tutto, che è bravissima, che è anche la nostra rappresentante di classe, che ha 7 miliardi di idee, una bomba un'esplosione quella donna, delle cose che si inventa e che fa. Quindi sono proprio tranquilla, però niente, non mi voglio stare con te. Ma che facciamo io e te, amore mio? E ovviamente poi, ragazzi, non vi nego che avere dello spazio dedicato a me durante la giornata mi fa piacere e non mi vergogno di dirlo perché ne sento proprio la necessità di stare da sola, senza TV, da sola, senza mamma, mamma. Perché Marek mi chiama ogni 3 secondi, mamma, 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 mo fa cadere quello, mo sposta quello, mo sporca quello, mo vuole fare i compiti, mo vuole un aiuto. Mo... Cioè, invece lo stare da sola, senza sentire mamma, 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 ogni 3 secondi, mi fa bene. Quindi fa bene a tutti e due. Poi è ovvio che io amo e adoro passare del tempo con lui, però... Davvero, secondo me è giusto fargli fare centro estivo perché socializza, magari socializziamo un pochino, fa nuove amicizie. Anche se Marek ultimamente, non mi chiedete perché, non socializza tanto. È molto, vabbè, quello sono anch'io così, molto abitudinario, nel senso se si trova bene con una, due persone, un gruppo di persone. Difficile che vada ad ampliare l'amicizia, cerca sempre quel gruppo di persone. E invece io vorrei fosse un pochino diverso da me in questo e quindi che fosse più, non so, espansivo, più insomma, non so come dirvi. Per esempio, siamo in piscina, si avvicinano i bambini. Vuoi giocare con me? Sì. 3 minuti, poi mi cerca con lo sguardo. Scusami, devo andare da mia mamma. Ah, ma devo andare nella quarta con mia mamma. Ah, ma devo fare capriole con mamma. No, amore, gioca col bambino, io sto qua. Non lo so cosa sbaglio. Qualcosa sbaglio. SOS. Consigliatemi. Oh, cosa sbaglio? Sì, forse gli sto troppo addosso. Ma una volta molto di più, ora credetemi, molto di meno. Non gli sto più addosso come prima. Cerco sempre di spronarlo, lasciarlo andare, fargli fare le cose da solo. È lui che, forse ormai è abituato, mi cerca in continuazione. No, devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa per... fare in modo che riesca a lanciarsi nella vita senza mamma. Niente, ragazze, io mi sensi di colpa, andiamo a prenderci un caffè e poi dopo vado in posta. Secondo voi potevo andare io a pagare le tasse come tutti i comuni mortali, pagarle e andare via? No, non funziona. Sono andata, ho pagato la spazzatura, poi ho detto guarda, devo pagare l'F24, ho iniziato su Zoom. Devi tornare. Perché? Non c'è linea. Vabbè, abbiamo aspettato 2 minuti. Poi non c'ero solo io. Tanto comunque se non c'è linea, non c'è linea per tutti. Niente, no, non c'è linea. Vuoi riprovare più tardi? Sì. Vabbè. Spoglio perché tutta sudata. C'ho la canottiera attaccata addosso. Mia, Ma hai visto come sei dall'inizio. conciato? Guarda il collo, fammi vedere, guarda, sei nero, nero, proprio nero, nero, nero. Hai fatto una lotta, non sei andato al centro estivo, guarda qua dietro il È collo. vero quello. Come è vero? Io prima di andare a prendere mare ho alzato le sedie, ecco qua, ho alzato tutto anche qua in soggiorno e ho fatto partire il robot così lava e aspira. Adesso tra poco accendo il climatizzatore, però aspetto che finisca la lavatrice. Comunque ragazzi, si è divertito e anche molto. Sono mancata. No, mamma, poi mi è passato. E io qui tutto il giorno. Adesso l'ultimo giorno per lui sarà venerdì. E poi stop. Intanto mi preparo un caffè, il cappellino e tutte le butterie di lavatrice, insieme a Marek, che l'avrei dovuto lavare. Comunque,
Coffee, please. Volevo dirvi che sono stata stamattina in farmacia mentre andavo in posta. Ho fatto tutto a piedi così mi sono fatta una passeggiata, anche se faceva caldissimo, però camminare mi fa tanto bene, come fa bene a tutti. E sono andata a chiedere anche sotto il vostro consiglio, mi avete consigliato sia di andare da un dermatologo, sia che andare in farmacia. Ho fatto prima la strada più breve, diciamo, quindi sono andata in farmacia, dove gli ho chiesto anche consiglio alla farmacista che ormai conosco da un'eternità. E mi ha detto: no, Chiara, non ti do nessuna crema. Continua a mettere la crema solare anche quando esci, 50 più, altrimenti la macchia ti si allarga, perché adesso col sole ti stai anche, cioè stai prendendo il sole, ti abbronzi, sei in piscina anche solo uscendo, e quindi devi mettere la crema 50 più anche prima di uscire. Io spero di ricordarmi, già oggi sono uscita e non mi sono ricordata. E basta, mi ha detto di non mettere nient'altro, tanto questa è una macchia che va via, perché è una macchia che ti ha portato l'herpes. Vediamo, ragazze, se io vedo che la cosa poi non migliora e o addirittura peggiora, mi auguro di no. Mi auguro di no. Allora poi sicuramente andrò da un dermatologo, è ovvio, perché io con questa macchia qua non ci voglio rimanere. L'herpes che mi è venuto a luglio è stato pesantissimo. Una di voi mi ha scritto: Chiara, perdita di capelli e herpes significa difese immunitarie basse e stress, tanto stress, tanto stress. Il periodo, ve lo dico spesso, è veramente quello che è. Adesso venerdì aspettiamo l'esito delle visite fatte lunedì. Speriamo bene. Solite visite di routine. E poi andiamo avanti, niente. La speranza è l'ultima a morire, sempre. Prima che il mio nano esce dalla doccia e comincia a raccontarmi tutto quello che ha fatto, tutto quello che hanno visto oggi, perché poi hanno fatto anche la macchinina con la bottiglietta di plastica, quindi la sua l'ha già rotta. Adesso mi vorrà raccontare come si fa e me lo godo un pochino. A voi. Pulito tutta la cameretta di Marek, fatto proprio tutto. Ho disfatto i letti, li ho aspirati bene, li ho cambiato le lenzuola. Poi ho proprio spolverato, lavato tutti i mobili, perché questo lavoro di giorno qua non si può fare in mansarda, perché come ben sapete le mansarde sono un pochino più calde. E anche se, come vi dico sempre, bene o male qui circola moltissimo l'aria, perché abbiamo il lucernaio, la finestra grande qui, il balcone, la porta finestra in camera da letto e il finestrone anche in bagno, quindi quando apri fa corrente, ma se corrente non ce n'è, se non c'è aria, l'aria non passa. Di notte noi infatti ci copriamo, Marek col suo lenzuolino, noi col nostro lenzuolo. E però, ragazzi, di giorno fa caldo, fa troppo caldo, fa veramente, cioè non si può stare giù, figuriamoci su. Allora, intanto mi chiete sempre: perché non hai messo l'aria condizionata sopra? In realtà noi avevamo comprato, se vi ricordate, due condizionatori con due motori differenti e abbiamo fatto una cazzata mondiale, perché avremmo dovuto acquistare un motore che comandasse due split, quindi uno sopra e uno sotto, perché noi sul piano superiore non possiamo mettere il motore all'esterno. Potremmo anche metterlo, ma avendo un balcone piccolo su non si sarebbero più aperte poi le persiane. E quindi abbiamo preferito non fare sta cafonata che non mi piaceva proprio. Per cui niente, a parte che poi i piccioni avrebbero fatto festa sul motore del condizionatore. E oramai l'avevamo acquistato. L'altro, più piccolo, che avevamo preso per piano superiore, l'abbiamo venduto su Marketplace, completamente nuovo, con lo scontrino in mano, e l'hanno comprato subito. E l'altro, ovviamente, che abbiamo installato giù, ce lo siamo tenuti, però appunto da ignoranti in materia abbiamo fatto questo errore. Potevamo venderli entrambi, però poi vabbè, avevamo fretta, bla bla bla, poi mio marito quando fa queste cose, figuriamoci. Quindi niente, l'abbiamo installato solamente giù. Vi ripeto, su di sopra di notte comunque non l'avremmo mai acceso. Uno, perché io non dormo con i condizionatori accesi, neanche se sto crepando, perché sto proprio male. Magari sì, modalità di umidificatore, ma neanche quello l'abbiamo mai fatto in realtà. E due, perché su di sopra non ce n'è assolutamente bisogno, ve l'ho detto, la notte ci copriamo, è il giorno che è invivibile il piano superiore, e quindi
Di giorno l'avrei acceso molto volentieri, ragazzi, mi sarei fatti i miei servizi molto volentieri col condizionatore acceso, invece così sono obbligata a farli a quest'ora. Comunque grondo di sudore, ma già passa moltissima aria in più. Vabbè, ora ho acceso il ventilatore anche perché Marek sta giocando nella sua stanzetta. Poverino. Niente, vado avanti con le pulizie. Sono praticamente quasi le 7:30 di sera. Adesso arriva anche mio marito e ceniamo. Giorno dopo, seconda dose di anguria per Marek. Ormai non è proprio ora di merenda, però Marek è appena tornato a casa perché oggi pomeriggio è stato dalla nonna tutto il pomeriggio, vero amore mio? Dalle 2 fino alle 6 meno un quarto, perché, intanto io e mio basta se non mi vedete, è andato dalla nonna a giocare con la pistola d'acqua che la nonna oggi gli ha regalato. E lunedì gliene vuole comprare un'altra. Comunque l'ha presa al Ben, 2 euro, una pistola carinissima. E lui ha giocato tutto il pomeriggio dalla nonna, perché oggi non è andato al centro estivo, ci andrà domani che sarà appunto l'ultimo giorno. E poi basta. Stop. Fine centro estivo. Comunque, gli do un attimo l'anguria Marek, che sarebbe la sua merenda, perché poi dalla nonna presa dalla foga non l'ha fatta, sono praticamente le 6, però la vuole. Poi tanto quando arriva papà ceniamo, aspettate. Gnam 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 gnam. Comunque, invece io ho fatto merenda normale alle 4, anch'io con l'anguria super dissetante, climatizzatore acceso oggi praticamente tutto il pomeriggio perché fa caldissimo, non si respira. Ora dovrei andare a fare anche il letto su. Ieri poi ho finito la cameretta di Marek, però non ho fatto la nostra. L'ho fatta stamattina, ho cambiato le lenzuola, le ho messe a lavare, sono lì ad asciugare. Si sono ovviamente asciugate, adesso le vado a mettere, così le rimetto uguali perché mi piacciono. Sono quelle là di Emma Materasso, sono morbidissime. Ragazze, comunque fatemi sapere se seguite Temptation Island. Cosa ne pensate? Perché vabbè, oggi è l'ultima puntata di Temptation. Ieri ha fatto la penultima dove c'è stato il falò di confronto tra Alessia e Lino. Io sinceramente quest'anno proprio tra Lino e Tony sconvolta, vi dico la verità. Cioè, comportamenti proprio così spacciati, porca miseria, sapendo che dall'altra parte hai comunque la tua ragazza, la persona che dici di amare, che ti guarda. Boh, non lo so. Vabbè, comunque, niente. Stasera ci sarà poi la finale. E in realtà ho visto anche le anticipazioni di un mese dopo di due coppie, Lino e Alessia. Non vi spoilerò nulla. E anche di un'altra coppia, quella ragazza pugliese, i due ragazzi pugliesi che sono usciti praticamente subito. Però, appunto, magari voi non seguite sulle le anticipazioni su Witch, sito là, e quindi non vi voglio spoilerare niente. E basta, io continuo a non potermi guardare con sta macchia orribile. Però faccio come mi ha detto la farmacista. Comunque aspetto 2 o 3 giorni, ragazze, se continuo a vederla. A me sembra anche più grande. Forse avete ragione, forse qua veramente c'è bisogno di un dermatologo. Qualcuno di voi mi ha consigliato di mettere la crema Connective. Comunque ce l'ho quella crema lì e quasi quasi provo a metterla. Mi sta chiamando mio marito, aspettate. Sì, comunque si chiama Connettivina Plus Plus. Ce l'ho a casa, provo a metterla, vediamo, 2 o 3 giorni. Che devo fare? Speriamo passi, perché è veramente inguardabile. Sciacquo la mano. Ok. Boh, io con questo alone sul viso, con questa crema fantastica sul viso, vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia e grazie anche per il piccolo sfogo che ho avuto per voi prima, cioè all'inizio video, e per me ieri. Sono veramente inguardabile la crema, scusate. Comunque, la vita da mamma non è facile, a qualsiasi età del nostro bambino, bambina o dei nostri bambini, ragazzi, figli in generale, perché tanto ogni età ha la sua, c'è poco da fare. Mi dicevano i terribili due, ecco, oddio, per me i terribili due di Marek sono stati veramente i terribili due,
Cioè, li ho proprio sentiti tanto, tantissimo, tantissimo. Ma non è che gli altri anni siano fantastici, eh. Voglio dire, ogni anno ne hanno una questi bambini. Diciamocela. Non è che poi gli altri anni sono semplici. Comunque, diciamo che i terribili due sono effettivamente i terribili due. Li ho sentiti tanto. Adesso stanno finendo i terribili sette. Inizieranno i terribili otto. No, dai, adesso scherzi a parte. Vediamo, devo un attimino ridimensionare questa situazione, questa mammite acuta che mi fa anche piacere da un lato, però voglio davvero, ragazze, che lui sia più, si senta più, insomma, alla fine secondo me è comunque giusto che i bambini stiano con i bambini, ok, mamma, va benissimo, però si deve fare comunque le sue esperienze, le sue amicizie, quindi vediamo, so che c'è tempo, a 7 anni, però è giusto che diventi più espansivo. Niente, ragazzi, ora chiudo davvero questo video con mi vergogno, ma questa è la realtà. La mia faccia è così, che devo fare? Chiudo questo video e spero appunto che vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, lasciatemi un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto, e sempre se vi fa piacere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Buon weekend!